Tutti bentornati in un nuovo vlog. Quindi, buongiorno innanzitutto, e oggi per me è sabato 1 ottobre. Benvenuto ottobre, ebbene sì, ottobre è il mio mese preferito. Amo l'autunno, mi piace proprio la stagione, i colori che cambiano, l'aria così malinconica, e mi piace. L'autunno è la mia stagione preferita. Logico che è bello vedere la primavera, l'estate, insomma, le belle giornate, non dico di no. Però, odiando il caldo, queste cose qua, per me l'autunno rappresenta proprio la pace. Niente, adesso devo ancora fare colazione, mi sono svegliata da pochissimo, sono le 9:15, approfittiamo il sabato e la domenica, da quando c'è la scuola dormiamo senza sveglia, diciamo così, quindi la Carlottina si è svegliata un pochino prima di me, cioè meglio, mi ha svegliato lei, in realtà così, e da brava bambina ha già dato da mangiare anche a Tommy, vedete? Infatti sono venuta di qua, il gatto mi è venuto dietro, poi vengo di qua e stavo mangiando e ha dato la scatoletta perché ha detto visto che mi agolava, io ero in bagno e quindi lui aspetta sempre me per mangiare perché Piero è andato via molto presto e quindi non gli ho dato da mangiare perché sennò dopo si abitua degli orari che non sono i suoi, perché ora la mattina mangio alle 7 quando mi sveglio per portare la Carlotta a scuola. E allora alle 7, quindi lui già a quest'ora è già fuori di testa perché ha fame, però Piero si è alzato alle 5 credo, sì, perché ormai è già il terzo sabato di fila che va ai funghi. Vediamo se oggi che faccio il vlog riesco a farvi vedere che porta a casa i funghi, chissà, non lo so, vediamo un po'. Ieri ha piovuto, oggi quando ho aperto la sala cinesca ho visto il sole, è mezzo e mezzo. Adesso faccio colazione e sentiamo la Carlottina cosa vuole. Thank you.
Eccomi di nuovo. Allora, vi ho fatto vedere un po' di sistemazione. Ho approfittato stamattina, perché comunque le pulizie le avevo fatte ieri. Perché appunto ho approfittato che la bimba era a scuola e quindi ho fatto le pulizie ieri. E quindi stamattina ho riorganizzato, diciamo, un attimino le varie cose, no? Visto che appunto il più grosso l'avevo fatto, avevo il tempo e quindi ho approfittato, ho riorganizzato un attimo la dispensa, così l'ho lasciata una pulitina, comunque la faccio spesso, almeno non si sporca. Ho controllato varie scadenze, anche che se comunque ci sto attenta. L'unica cosa che ho buttato via sono stati i cereali, perché non è che lei ci va a periodi, ora è un po' che sono aperti, non sono più buoni, sono mollicci, no? Però per il resto comunque controllo sempre e quindi è tutto a posto. Ho sistemato un po' la pasta, quella che dovevo mettere dentro, sistemare. E sventina. Stessa cosa ho fatto col frigorifero, che ho rimesso un attimo in ordine, perché appunto adesso quando è comunque semi vuoto si sistema molto meglio, no? E quindi l'ho dato una sistemata. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere, qua c'è la Carlotta, si vede, saltella. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere, ma perché era nell'angolo scomodo, ed è questo angolare, quindi non sapevo come farvi la ripresa, e ho sistemato anche qua dentro, che è l'angolo delle farine. È l'angolo dove io tengo la farina, che per esempio adesso, essendo comunque d'estate, non facevo granché, avevo solo le due classiche farine, 00 e pizza, non ho integrale, manitoba, cose particolari, perché appunto non le utilizzavo. In questo angolare tengo cose che non utilizzo, oppure tazze e tazzine di scorta, diciamo, magari se viene qualcuno offro col piattino. E poi tengo appunto il pangrattato e le varie farine. Ora, per esempio, c'è quella di polenta che per ora è ancora sigillata intera, la tengo qua. Poi semmai userò uno di questi vuoti. Questa, per esempio, l'ho messa qua davanti, almeno non mi ricordo che fra circa un mesetto e mezzo scade, quindi comunque dovrò finire farmi le crepe di ceci. E quindi ho risistemato un pochino qua dentro. Poi ho cambiato il fogliettino questo per le farfalline, che durante l'estate qualcuna mi capita, d'inverno è difficile, però con questo devo dire che mi trovo bene, nel cibo non. A parte che tengo i contenitori apposta, perché la farina è sempre un po' un tasto dolente, infatti la tengo a parte per questo motivo. Nulla, ora stiamo preparando il pranzo, visto che siamo da sole io e la Carlotta. E mangeremo il brodino con i tordellini, che è il mio preferito perché mi piace tanto il brodo e i tordelli. Esatto, adesso visto che bolle, vado a buttarli giù. Ce la prendiamo veramente con poco, senza parte di schizzi che ho fatto adesso, devo dire, senza nemmeno sporcare il fornello. E sto giro sto usando questi che sono quelli in prosciutto crudo della mamma mia, sono quelli del Lidl. Poi un'altra cosa che ho fatto e non vi ho ripreso, ho svuotato i miei bidoni di casa perché io ho la raccolta differenziata e ce li ho tutti fuori, però per non uscire ogni 2 secondi, visto che qualsiasi cosa tocchi ha la plastica o la carta, e quindi me li tengo anche in casa. Quindi ho svuotato questo della plastica, ho messo il sacchettino pulito e la carta idem, l'ho svuotato, l'ho messi fuori nei contenitori Mamma, mi fa vedere apposta, un attimo la bambola. No, perché è nuda e senza capelli. Lei nel frattempo sta giocando in cameretta, vero? Abbiamo già fatto i compiti noi ieri, perché noi facciamo i compiti subito appena usciti da scuola il venerdì. Così sabato e domenica si riposa e non deve studiare, fare niente, vero amore? Oggi saremo comunque a casa anche se c'è il sole, però poi vediamo domani se mai se la portiamo al parco. Adesso vediamo. Quindi noi adesso ci facciamo il nostro pranzetto. Ecco la mia bambolina e voglio farvi vedere anche la mia casa. Dai, veloce, gliela facciamo vedere. Ecco, vai. Adesso siamo in periodo che iniziamo a giocare con le Barbie, finalmente. E quindi ha la casa. Questa La macchina con dentro. pensate che gliel'hanno data quando aveva neanche forse un anno. Quindi non è che ci giocava un po' così senza senso. E anche la macchina, invece adesso che comincia a capire come si gioca, allora viene sfruttata al meglio. Infatti l'altro giorno su Vinted ho preso
Mi sono scritta Vinted e ho trovato a 4 euro, fammi vedere il can, in perfette condizioni, ho risparmiato un sacco di soldi, solo 4 euro ed è nuovissimo, perfetto, perché avevamo le Barbie ma non avevamo il can. E poi ragazzi, è anche molto perfetto. Sta di misura perfetta. Eh sì, c'è il letto, ora dalla nostra nonna, cioè mia mamma. Con l'uncinetto gli facciamo fare qualche vestitino, la coperta, ci manca la coperta, sì, gliela facciamo fare con l'uncinetto. L'altra volta mi ero arrangiata usando un pezzo di scarpe. Vabbè, adesso compriamo la lana, tanto la nonna non sa cosa fare il giorno, allora si fa un po' di lavoretti. Gli lasciamo una Barbie così gli fa anche i vestiti, che lei insomma c'ha un po' così, gli rovina così. Tanto lei guarda il suo cartone del momento che è SpongeBob a ripetizione, avete visto che ho pulito anche Tip, il cricetino. Così siamo tutto bello. Ah, vabbè, comunque l'abbiamo pulito. E niente, adesso andiamo a mangiare. Il fungaiolo. Salve, buonasera. Buonasera, pomeriggio. Non so, è arrivato adesso, tra un po' va a lavorare. Certo, ma è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Scusa. Quindi vediamo un po'. Oggi un po' male. Sono la metà, perché sì, in sono realtà, la metà, erano... metà. 2 chili erano, 2,2 kg, e però... va insieme a un suo amico, giustamente, smezzano, anche perché sarebbero un'esagerazione, sono funghi porcini.
ovviamente non c'è. No, c'è anche di castagno. Due o tre erano di castagno, mi sa che tipo questo qua. No, aspetta. Guarda il castagno. Questo è il castagno. Che funghetto. Mm? Sì. Guardate un po'. Che bello cicciotto. Questo è vecchio. Ma avete fatto controllare su tutti i porcini? Tutti i porcini. Ormai. Ormai sono esperti. Almeno di quelli sì. Niente, adesso ovviamente qualcuno lo do via. Questo giro altro che lo devi dare a qualcuno che conosce lui e gli altri li tengo io, ci faccio, boh, vediamo domani qualcosa. Eccoci, guardate un po'. Avevo Tommy in braccio, lo faccio salutare. Il stesso fiore, ha sentito l'odore di funghi, ragazzi? È un po' accito. No, non è l'odore di funghi. L'erba. Lui va pazzo, vedete? Per le forme. Le voglie. Madonna, quanto è morbido il mio gatto. Niente, dai, saluta Tommy, montate, vai. Niente, siamo alla conclusione di questo vlog, anche se comunque sempre sono solo le 4 meno un quarto, ma alla fine si è trasformato in un vlog motivazionale per questo mio sabato pomeriggio comunque di sistemazione e riordino casa. Quindi verrà sicuramente già a lungo, anche se poi le scene le velocizzerò. Però giustamente non so neanche quanto, penso di aver girato ore, per cui nulla, io concludo. Così adesso vado semplicemente, tutto quello che devo fare l'ho fatto, per cui vado semplicemente a vedermi qualcosa alla TV e stasera preparerò una cenetta molto tranquilla. Mio marito c'ha fame perché ha mangiato solo un panino, giusto? No, un panino con la pizza dentro e due focaccine. Ah vabbè. E niente, quindi io vi mando un bacione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!